spettacolo, sarà un evento fantastico. Facciamo io, siamo per lei, vediamo. Questi sono tosti da Pinerolo, ragazzi. La doppia V sta a significare Writing Way. Writing Way vuol dire scrittura, vuol dire emozione, vuol dire Alessandra Perotti. Benvenuti a tutti e chiedo veramente a voi un applauso per voi stessi. Per il... Così mi sentite meglio. Davvero la prima parola, voi sapete perché seguite il gruppo, siete del gruppo, quanto lavoro ci sia sulla parola. Sempre di più c'è bisogno di lavorare sulla parola. Quella che voglio dirvi stasera è veramente grazie, perché tutto questo lavoro è possibile perché ci siete voi e tante persone come voi che non hanno potuto essere qui ma che lavorano sul gruppo. Un grazie davvero, perché il gruppo è sempre più seguito. Ci sono persone che mi contattano, che mi chiedono di raccontare come funziona. E voi lo sapete come funziona, siete voi che scrivete, lavorate, commentate e il gruppo così cresce. Ringrazio anche Stefano e Valerio, che non vedo, Valerio. Ah, ecco perché non ti vedo. Perché hanno insomma, organizzato questa serata in questo locale. E anche le persone che lavorano con me come staff, che non sono qui tutte, ma che mi permettono di fare quello che faccio. Laura, che sta facendo la diretta, già che la vedo. Saluto anche le persone che ci stanno seguendo, del Right Way, che stanno seguendo la diretta. Ringrazio Marinella Porzio, che non è qui, ma che permette con la sua collaborazione al gruppo e a tutta l'attività di proseguire. E un grazie anche a Stefania Montemurro, che non è qui, ma la mia pagina, il gruppo, il sito, tutti i social possono stare in piedi, lo sapete bene, se c'è anche dietro qualcuno che li fa funzionare, qualcuno che puoi chiamare e dire quella cosa si è bloccata, sistema, e quindi tutto questo è fondamentale. Ma se non c'è qualcuno anche che ti supporta e ti sopporta, non puoi fare questo lavoro. Quindi il grazie più profondo di cuore alla mia famiglia, a mio marito che è lì, Davide. Lui mi supporta, invece loro mi sopportano. Sebastiano e Anita, che sono i miei ragazzi. Perché mi è piaciuto, questa è la puntata zero di incontro del gruppo, quindi nella mia idea ne verranno altre, le miglioreremo, faremo cose nuove. Ma mi è piaciuto perché penso che, di qua, perché si deve uscire dalla rete. Io vivo tanto online perché lavoro costantemente, a parte il lavoro che faccio con gli autori, molti sono qua presenti, ma a me piace, sono appassionata. Con qualcuno ci siamo proprio conosciuti così, commentando alcune cose con tanti di voi. Però è sempre necessario uscire. Intanto far capire che ci siamo davvero, che siamo così come le persone ci vedono nel video, ci vedono in online. Ma per me è importante non perdere il contatto con voi. Per esempio alcuni di voi che nel profilo non hanno la foto, per esempio Marco, io sono felice perché adesso a quel disegno ci sarà la foto di Marco, ci ho parlato, l'ho conosciuto, quindi è proprio il mio augurio di continuare a vederci, di incontrarci. Però volevo dire due cose sul gruppo Right Way, poi ci faremo anche una cosa un po' più ludica, divertente. Il gruppo è nato dall'idea mia di poter condividere.
penso che qualsiasi lavoro, qualsiasi attività, se non ha una parte di condivisione, cioè di dono alle altre persone, ha veramente poco senso. Per me, il gruppo, visto che siete qui, lo posso dire, tanto vabbè, c'è una diretta, però lo dico lo stesso. Lo dico lo stesso, è la cosa a cui tengo di più a livello di lavoro social, perché è la mia parte dove posso dare alle persone quella che è la mia competenza e posso apprendere da voi tante cose, posso dare dei consigli. E questo, il fatto che abbia un valore gratuito, è il suo valore principale. Il fatto di se avete un dubbio, mettetelo sul gruppo. Se avete un'incertezza, state scrivendo una cosa, non solo io, ma le altre persone, ci sono tante persone nel gruppo che sono già autori, che lavorano nelle case editrici, ci sono dei giornalisti, voi non li conoscete, ma ci sono degli editori nel gruppo, quindi c'è gente che vi legge, che vi ascolta, magari non intervengono tanto, ma ci sono. Quindi c'è un livello di competenza alto che voi contribuite a tenere alto. Quindi per me il senso primo di questo gruppo è questo. Poi viene il fatto che voi vi possiate allenare, possiate, magari ognuno può postare un libro, conoscete un libro nuovo, quindi lo vedo anche proprio come un accrescimento della competenza di ognuno di noi. Quindi quando devo scegliere, devo lavorare su una cosa, io lavoro sul gruppo. E ho dei progetti su questo gruppo, tanti. Il 2018 lo dedicherò a svilupparlo. Mi piacerebbe, poi ve lo racconterò più in dettaglio, ma proprio aumentare il lavoro, portarlo fuori con dei progetti dove le persone che hanno voglia di scrivere, di mettersi in gioco, lo possono fare, magari anche unendoci ad altre realtà che possono dare dei buoni apporti. Quindi vi invito anche voi ad allargarlo a persone appassionate, perché quello che conta in questo gruppo non è l'essere. Qualcuno mi diceva, beh, io quasi quasi non vengo perché io non so scrivere, ma guardate, non è questo, è la passione per la scrittura e la lettura che ci tiene insieme, al di là dell'essere bravo a scrivere o no, a parte che il bravo a scrivere si raggiunge con il lavoro, con la fatica, con le correzioni, e c'è qui gente che lo sa bene, e quindi insomma il lavoro è quello lì. Ma vi dico per esperienza personale che quando c'è la passione si arriva, il risultato arriva con il lavoro e la determinazione, perché la scrittura è tanto un lavoro di determinazione, ma mai scoraggiarsi. Ho seguito persone le cui prime pagine erano illeggibili e ho detto è illeggibile, non si può leggere, cioè non si capisce niente, ma benissimo, perché da lì puoi partire. Queste persone hanno avuto poi racconti pubblicati in antologie, quindi questo per me è il fatto che la tecnica la prendi, la applichi insieme alla tua sensibilità, alla tua capacità di formarti. Volevo dirvi anche, darvi alcune dritte un po' come sta andando anche la scrittura. Come sta andando? Sta andando in un momento di grande confusione. Avrete notato quanto siano nati, nascano ogni giorno proposte, scuole di scrittura, persone, autori che si propongono, editori, editor, ce n'è veramente tanti. Non entro nel merito perché ognuno di voi sa valutare, non è il mio compito. Io però vi dico, scegliete l'abito vostro. Andate là dove danno una risposta alle vostre esigenze. Quindi prima chiarite sempre bene quali siano le vostre esigenze. Volete pubblicare? Il vostro scopo è pubblicare? Benissimo, seguirete quel percorso. Volete scrivere la vostra storia? È un altro percorso. Adesso vedrete, nascerà una nuova pagina che curerò, si chiamerà Vision, dedicata alla scrittura terapeutica, perché è importantissima, perché ci fa un gran bene ed è una scelta già diversa. Quindi chiaritevi bene dove state andando con la scrittura, scrivete per voi stessi, non pubblicherete mai, benissimo. Saper scrivere ci fa anche essere lettori migliori, quindi qualcosa portate a casa in ogni caso.
ci dà quella consapevolezza di avere le chiavi di lettura per comprendere anche meglio lo stile, la qualità di quello che leggiamo. Ricercate sempre la vostra voce. Non uniformatevi mai a uno stile, a meno che non sia un esercizio, ma io consiglio spesso di riscrivere libri di altri, che non vuol dire poi metto il mio nome e lo spaccio per mio, ma vuol dire lo copio, lo riscrivo, scelgo un bravo autore e lo rifaccio, lo riscrivo. Questo è un esercizio incredibile perché? Perché la nostra testa immagazzina i costrutti narrativi, immagazzina come è strutturata una frase, quella bellezza di quel testo, la nostra mente se la tiene in testa, e quando poi noi ci mettiamo a scrivere la richiama. Quindi è un modo di apprendere, di imparare, è faticoso, è noioso, ma è utilissimo. Quindi chi ha voglia di impegnarsi per esempio in un lavoro di questo tipo è veramente utile. Proprio scegliete un autore che amate, ma di quelli bravi, 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 ognuno avrà il suo, e riscrivetelo. Quello è un esercizio che serve comunque per raffinare la vostra scrittura. Poi se scegliete le 800 pagine piuttosto che le 30, quello è scelta vostra. La formazione. Oggi sta accadendo che abbiamo un sacco di gente anche che vuole scrivere, che però non è formata. Cosa intendo per formazione? Ci sono persone che io incontro che mi dicono: scritto un romanzo. Dico: a chi ti ispiri? Ti ispiri? No, no, ma io non ispiro nessuno, ma non leggo, mi faccio ispirarmi, io guardo il mio. Questo no. Ci sono stati casi di persone che hanno scritto anche discretamente, ma non possiamo più farlo perché sta cambiando la letteratura, sta cambiando la percezione, sta cambiando il pubblico. Quindi dobbiamo conoscere, ma veramente, tutto quello che esce. Non è che tutto quello che esce è buono, questo non c'è bisogno che ve lo dica io. La pubblicazione non è garanzia di qualità. Il dire io ho pubblicato quindi sono bravo, sono brava, no. Non è così, lo sapete bene, le logiche sono altre nel mercato editoriale. È vero, ci sono i bravi che pubblicano, ci sono anche diciamo libri preparati appositamente per seguire il circuito commerciale, quindi non associate mai l'autore ha pubblicato, è bravo. Io ho smesso di lavorare con un autore che aveva già pubblicato perché la sua colonna sonora era: io ho già pubblicato, sono bravo, gli altri no. Questo non esiste. Io conosco scrittori favolosi che per scelta non pubblicano, che hanno scelto di scrivere per sé. Io li leggo e dico: questo libro è meraviglioso, perseguiamo la strada, fammi provare, andiamo da un editore, scegliamo. No, perché no? Perché non mi piace questo mercato editoriale, perché sono timidi, hanno paura, c'è anche questa componente, il fatto di non mettersi in esterno. Tanti scrittori, ma sono bravi, non hanno nulla di meno di chi ha pubblicato, quindi non fate su di voi questo giudizio. Se non pubblico non sono bravo, se pubblico sono bravo. No, la scrittura è altro. Ci sono editori che pubblicano libri senza leggerli, ci sono editori bravissimi che fanno una fatica enorme per far uscire i bravi e portare avanti la qualità. Quindi io lavoro in questo campo con quelle persone lì e porto avanti soprattutto le persone che hanno entusiasmo e determinazione. Ci sono persone qui a cui io mando costantemente i fogli con togli, taglia, rivedi, riscrivi. Sì, ma è appassionante questo, per loro un po' meno. Però è questo il lavoro. È la destrutturazione di quella scrittura, forma mentale che mi hanno dato, che fa parte del mio percorso. Io stessa mi sono destrutturata 50.000 volte, perché la scrittura si evolve, va cambiata. Soprattutto noi ci portiamo dietro come retaggio culturale una pesantezza, no? Noi abbiamo tante parole, le usiamo tutte, abbiamo tantissime immagini, le usiamo tutte. Scegliete quelle adatte a quello che state raccontando, scegliete le vostre. Abbiamo la stessa descrizione, la possiamo leggere in tanti modi diversi. Quella che ci propina la tradizione ci viene normale e quindi ci viene da dire i famosi occhi verde smeraldo,
vi ricordate che abbiamo lavorato, Anna non guardarmi male, però penso, penso anche a Carlo, il lavoro che sta facendo. Carlo ha già pubblicato un libro, qui ce ne sono persone che hanno pubblicato, Carlo, Teresa, Enzo che ha fatto un lavoro di gruppo, poi perdonatemi se salto qualcuno, Rosalba che poi ci racconta, loro stanno lavorando, quindi Laura stessa che ha pubblicato un bellissimo romanzo, Marco ha pubblicato, anche Nicola ha fatto un libro, un bellissimo libro anche di memoria. Dobbiamo lavorare ogni giorno, non siamo mai arrivati con la scrittura, si rinnova costantemente, è una forma di comunicazione, non può rimanere uguale. Io stessa, autore, ho pubblicato un libro, faccio un esempio, 5 anni fa, ma non posso più scrivere così. Voi direte sì, ma ci sono autori che scrivono sempre così, ci sono filoni che scrivono sempre così. Amare la scrittura significa anche approfondire, cambiare, rinnovare. E quando io dico taglia, correggi, tira via, il lavoro che facciamo sul gruppo, sposta la virgola, se anche la lasciate lì non succede niente, ma è per darvi la forma mentale del cambiamento nella scrittura, nella destrutturazione. Però io potrei darvi la miglior tecnica, suggerirvi le cose migliori, ma se manca lo sguardo sul mondo, se manca la sensibilità di vedere quello che mi succede attorno, e posso scrivere qualsiasi cosa, perché penso a autori che scrivono, che sto curando, che stanno facendo il thriller, chi sta facendo il fantasy, chi sta facendo il rosa, ne vedo tanti, ma quello che fa la differenza è quando l'autore è capace di vedere quello che succede nel mondo, poi lo porta anche nel suo mondo immaginario, ma questo accade quando l'autore, a volte inconsapevolmente, anzi quasi sempre, porta dei valori nella sua scrittura, porta uno sguardo che fa vedere il lettore oltre la tecnica, oltre la storia, e ti lascia un... non voglio usare la parola messaggio perché non è giusta, ma ti fa entrare nella vita del mondo, in quello che succede nel dolore, nella gioia, quello che è la nostra vita quotidiana, e deve esserci in qualsiasi libro, di qualsiasi, anche nel thriller. Tu dirai, il mio dov'è? Che è così truce. C'è la tua capacità, lui fumettista, no? Quindi nella sua storia riesce a rendere, lui scrive ma tu vedi, no? Poi lui lo illustrerà anche, tu vedi la sua impronta di fumettista, vedi la sua attenzione a certi particolari umani e dici, quest'autore c'è, quest'autore sta guardando l'uomo. Apro una parentesi per parlare, ho accennato alla scrittura terapeutica, ci sono degli scrittori che fanno tutt'altro, a cui io consiglio, ma scrivi la tua storia, oppure casi in cui c'è un caso, una persona che non è qui, non riusciamo a tirare fuori bene il personaggio. Allora le dico, scrivi la storia di questo personaggio, immaginalo vivo e dagli una vita, dagli una biografia. Questo vale per noi, vale per i personaggi. Nel momento in cui noi lavoriamo sulla nostra storia, abbiamo una visione delle cose che non è quella che abbiamo quando siamo dentro la nostra storia. La nostra storia la comprendiamo quando facciamo un passo indietro, quando ci guardiamo dal di fuori, quando ci vediamo aver vissuto e vivere e guardiamo anche al futuro. Ma se potete, se avete tempo, partite con un lavoro di questo tipo, cominciate a guardare cos'è, qual è, voi siete tutti in qualche modo legati alla scrittura, ma voi, la vostra, se voi scrivete storie, e la vostra è la storia più importante di tutte quelle che voi state scrivendo. E cosa mi serve scrivere la mia storia? Devo scrivere il romanzo, devo scrivere il fumetto, devo scrivere... Ti serve a capire chi sei, ne trarrà un grande giovamento il tuo stile, perché attraverso la narrazione di noi andiamo a conoscerci. A volte mi è capitato di persone che si sono rese conto che non era il linguaggio giusto quello che usavano, era il linguaggio
di un familiare, di una storia familiare che avevano avuto e si credevano vivere nel modo giusto. Quindi è una cosa semplice ma che ci dà tanto. Se avete tempo, voglia, iniziate poco per volta a raccontarvi, partendo dalla vostra infanzia, da quello che siete stati, da chi vi ha amato, da chi avete amato. Soffermatevi su particolari magari a volte banali, ma il gusto della merenda, quella carezza, quella voce. Vabbè, non serve, serve. Serve perché ci porta sempre delle rivelazioni. Anche a volte mi è capitato delle tematiche nuove. Ripercorrendo la nostra storia, a volte riscopriamo dei temi nuovi e quindi ci troviamo a voler narrare generi diversi da cui eravamo partiti. Tu magari, Andrea, andrai a rosa, dal thriller, un romanzo rosa. Quindi il mio consiglio è fatelo a prescindere quel lavoro. Dedicateci un po' di tempo. Adesso non vi suggerisco il diario è un genere che ad alcuni viene congeniale, ad altri meno, molto utile, ma proprio iniziate a narrarvi guardandovi dal di fuori. Magari, se questo vi è difficile, date un altro personaggio al vostro ruolo. Inventatevi un personaggio e fategli vivere la vita che voi avete vissuto. Vedrete che gli volete sempre più bene a questo personaggio, perché gli caricherete addosso tutto quello che è vostro. Non preoccupatevi mai. Qualcuno mi dice: ma questa storia è fuori moda, ma questa storia è vecchia, ma sono un autore de modè. No, quello che fa di una storia una vecchia storia è come la narrate. Se usate un linguaggio vecchio, immagini vecchie, avverbi non li usate, quindi non mi soffermo. Immagini vecchie, la scrittura è vecchia, quindi non è la storia, è come la raccontiamo, come la narriamo, che parole usiamo, che ritmo usiamo. State sempre attenti al ritmo della narrazione, quando ascoltatevi narrare. Quello che rovina certe scritture sono le cadute del ritmo narrativo. Quando cade il ritmo narrativo? Quando ho usato 100 parole invece che 30, potevo usarne 30. Quando sono preoccupato di dire al lettore più cose di quelle che gli servono. Non è necessario dire tutto, è necessario dire quello che al lettore evoca la vostra storia. Quindi tagliare, ripulire, ma non perché buttiamo via, ma perché andiamo all'essenziale. Lasciamo sempre al lettore la bellezza dell'immaginazione. Poi gli autori, ogni autore è se stesso, siate se stessi, ma trovate la vostra vera espressione, la vostra vera voce. Questo è quello che io tento anche di fare sul gruppo, ma con tutto il mio lavoro. Io ho raggiunto l'obiettivo quando l'autore si ritrova ed è contento, soddisfatto e dice: questa cosa l'ho scritta bene, sono soddisfatto. Adesso poi devi ripartire, va bene, ma è quello l'obiettivo, è dire l'ho scritta come la volevo scrivere. Non credo di averlo citato sul gruppo, questo libro, non mi pare. Questa è L'arte della scrittura di Lu Ji. È un libro che, pensate, risale al III secolo dopo Cristo. Lui era chiamato il poeta soldato e il suo maestro era Confucio, quindi pensate dove siamo, ed è veramente uno dei primi libri della metodologia della scrittura. Dice tutto, e dice una cosa importante che cerco di non perdere mai di vista, perché a volte noi, come vi dicevo, se ne parla tanto, sembra che sia tutto tecnica, tutto editing, è importante tutto pubblicare, tutto, ma la scrittura è anche una pratica spirituale, lo dico nel senso vero del termine, è una pratica attraverso cui noi ci mettiamo in contatto con noi stessi e con quello che c'è fuori di noi. Quando scrivete, qualunque cosa voi scriviate, voi state andando a portare nel reale, nel visibile, quello che non esiste, quello che non ha una forma. Voi state dando una forma a qualcosa che era, fino a prima che voi lo narraste, nell'invisibilità.
io ho una sensazione sempre di sacralità quando lavoro con gli autori, perché fate una cosa incredibile. Voi pescate dal buio qualcosa e gli date una forma di personaggio, di parola, di avventura. Anche quando narrate gli orchi, gli assassini e tutto quello che voi raccontate o raccontate di voi, state facendo una cosa meravigliosa. Andate a sottrarre da quello che è, se volete, anche la mente, che è fuggevole, quello che ci scappa via, andate a dargli vita. Quindi ritengo che veramente chi scrive debba sempre avere presente questa cosa, questo tipo di lavoro. Vi leggo una cosa molto bella, poi se vi capita ve lo consiglio. Cominciamo, pensate che ecco, la cosa importante scriveva queste cose nel terzo secolo dopo Cristo, quindi cominciamo a scegliere le parole riordinando i pensieri e le idee. Ogni scelta è fatta con cura, dettata dal senso della misura. I pensieri oscuri vengono offerti alla luce della ragione. È come seguire un ramo per trovare la foglia vibrante, come risalire un fiume per riscoprirne la sorgente. Quando scriviamo, il viaggio è a volte facile e scorrevole, a volte arduo e faticoso. Placare le acque scure del cuore, cogliere i pensieri profondi, ma soprattutto il giusto nome delle cose. Il cielo e la terra sono catturati in forma visibile. Ogni cosa emerge dall'interno di un pennello. Nel trovare la vera gioia si svegli il riso, nel dolore si identifica ogni sospiro. A volte le parole si offrono spontanee, a volte sediamo in silenzio ad aspettare. Qui c'è buona parte del mio lavoro, la ricerca della parola che esprima la verità. Lo so che è un lavoro arduo, ma è quello lì che dobbiamo fare. Questo masso di pietra lo dobbiamo scolpire finché viene fuori quello che noi vogliamo dire, la nostra verità, la storia che vogliamo raccontare. Detto questo, dico, ma non dimentichiamo mai che la scrittura fa anche compagnia alle persone. Quindi narriamo delle belle storie, dove succedono cose. Non scriviamo 1000 pagine e non succede niente. Diamo anche delle belle avventure alle persone, ognuno nel genere che ha scelto. La scrittura è intrattenimento, è passione, è bello quando entriamo in un libro e ne siamo completamente catturati. Quindi sono tanti gli aspetti, ognuno di voi troverà quello giusto. Adesso poi io farò dire un paio di cose, di contributi che mi piace che delle persone vi diano. Vi dico però un paio di cose. Vi do due dati di due eventi che farò. Farò un evento il 30 settembre a Milano dedicato alla scrittura autobiografica e poi farò un altro evento il 28 ottobre, sempre a Milano, dedicato interamente invece alla scrittura, quindi alla tecnica della scrittura, e si lavorerà sui testi. Invece, non so se avete lasciato la vostra email, quando siete di molti ce l'ho, daremo a tutti quelli che hanno partecipato oggi, forse Laura ve l'ha già detto, un buono sconto con il quale potrete acquistare dal mio sito qualsiasi cosa che vi interessa con un buono sconto. Ma volevo farvi un regalo anche oggi, per cui faremo tra tutti voi partecipanti un'estrazione e ho messo in regalo per voi un videocorso dedicato alla narrazione di sé. Quindi uno di voi se lo porterà a casa. Adesso leggiamo Luigi in cinese. Voi scappate che avete il treno. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Io vi ringrazio tantissimo, sono qui per salutarvi e buona scrittura. Fatele. Lui ha tutte le risposte.